Sempre Lea. Sono io che... Ossa a tutti ragazzi, oggi mi trovo all'Iron Dojo in Franciacorta perché vi sto portando un video particolare. In tantissimi me l'avete chiesto di portarvi anche qualche cosa sulle discipline tradizionali, sull'arte marziale tradizionale. E oggi con noi ragazzi sono venuto a trovare Luigi Senpai. Maestro, era tanto che ci siamo sentiti, dovevo passare a trovarti. Un onore. Guarda, non ti posso negare che c'è una curiosità veramente assurda per quanto riguarda questa disciplina, che sarebbe il Kyokushin. Sì. Conosco poche cose, ammetto che conosco pochissime cose, e comunque la disciplina tradizionale che deriva dalla, ora tu mi saprai dire di meglio. Deriva dal karate Goju-ryu, dallo Shotokan, dalle basi del karate. Il fondatore della disciplina, il maestro Sosai Masutatsu Oyama, decise di creare, reputando il karate una delle arti più temibili in fatto di combattimento, di creare un karate da combattimento. Perciò, affondando i colpi, lavorando anche con i colpi bassi che da Mawashi, essendo un grande conoscitore delle discipline marziali, ha cominciato ad evolvere, ad allenarsi in maniera costante alla durezza, anche alla resistenza, fino a creare il karate Kyokushin Kai. Nel 75, se non sbaglio, fece il primo torneo, chiamiamolo, di arti miste al mondo, che fu un torneo di Kyokushin Kai, cosa che in pochi sanno, soprattutto in Italia, dove tutte le discipline potevano sfidarsi in un regolamento Kyokushin, perciò senza pugni al viso, perché Sosai non voleva guantoni o coperture di alcun genere, perciò per evitare troppe perdite di sangue e ritmi troppo lenti tolse i pugni al viso, perché già lo scontro addosso è molto già con un'alta frequenza. E oltretutto disse che se non avesse vinto questo torneo un Kyokushin, perciò un lottatore allenato da lui o nella scuola Kyokushin Kai, lui avrebbe fatto seppuku, il suicidio rituale. Sì, perché lui doveva dimostrare, una sorta di harakiri sarebbe, tipo. Doveva dimostrare al mondo che l'arte marziale Kyokushin Kai era la più temibile al mondo. Che mi ricorda tantissimo, ora non so se hai presente la storia dei fratelli Gracie, che è molto simile a quella roba lì che hanno creato. Per chi non lo sapesse, i fratelli Gracie sono praticamente gli inventori del Brazilian Jiu-Jitsu. E questa cosa è nata, cioè il primo evento UFC come MMA in generale. È nato proprio per far capire che tipo il Brazilian Jiu-Jitsu fosse l'arte, la disciplina proprio più temibile, esatto, sopra tutte le altre, sopra il pugilato, sopra la K1, sopra la Muay Thai, e ci riuscì comunque. E mi ricorda tanto questa, la storia di questa, dalla storia di Sosai poi si evolvono tantissime figure che prendono questo passo e hanno capito che la via per dimostrare che una disciplina è realmente efficace è quella di metterla alla prova, perché è semplice dire posso essere letale, posso essere forte, posso essere, se poi le prove non ci sono è soltanto un parlare. Invece noi cerchiamo sempre di metterci alla prova. Fudo Daji, questa posizione. Ora scendo con il ginocchio sinistro e vado in seiza. Uno e due. Perfetto. Ora facciamo Shinsenirei e saluto, diciamo, ai nostri spiriti. Shinsenirei. Devo ripetere Shinsenirei? No. Salgo, chiudo gli occhi, respirazione prima col naso e lentamente con la bocca, Mokusu. Quando dirò Mokuso a me, apro gli occhi, faccio pugni qua. Okay. Mokuso. Mokuso a me. Apro gli occhi. Saluto al nostro fondatore e maestro Soshi Sosai Masutatsu Oyama Rei. Us. Senpai ni Rei. Us. E salgo sempre con la sinistra. Kendate, le flessioni con le nocche. Prime due nocche. Sempre devo scendere. Ah, ok. No, qui scendiamo come vogliamo. Allora, una cosa importante è quando si fanno le flessioni. Ok. Prime due. Ah. Qua deve rimanere libero. Perciò sono qui e vado giù. Vado giù. Quanti bisogna fare? Cosa? No. No, vabbè, facciamo una trentina poi. Cosa? Poi ad esempio per indurire le mani, vedi che stai alzando. Ah, perché deve fa sempre malissimo. Lo so. Poi devi fare ad esempio. Questo serve a indurire le mani sulla Kyokushin. Sempre
Primo due. Ok. Giusto per farvi capire, ragazzi, io l'ho sempre fatta in questo. Vedo perché le stelline. Non lo sanno fa. Le facevo sempre appoggiando quanto il coso sul tatami. Deve essere fatto così, perché io poi devo colpire con le prime nocche per rompere le inserzioni muscolari e le ossa. Mamma mia. Quello è il concetto. Qua mi sono rotto io oggi l'allenamento finisce qua. Ossa. Va bene, poi un po' di addominali, una ventina farti a portafoglio, tanto per riscaldarci. Squat, perciò scendo, mai che rigiorno. Nel Kyokushinkai una cosa molto bella è il fatto che questa durezza, tante volte anche l'abitudine al dolore, lo leghiamo a una forma di meditazione, nel senso che la resistenza ci deve imporre umiltà, educazione e mai rabbia. Che è un'altra cosa che cerco di portare avanti con i miei video, è proprio questa cosa qua della gente che entra a fare uno sport da combattimento, una disciplina marziale, deve capire che intanto c'è un'educazione, quindi molte volte anche per i genitori che sono scettici nel portare i propri figli, magari io vedo bimbi ma con i genitori magari che sono un po' più aperti di testa, magari gli fa fare al figlio o pugilato che sia, o il karate, o il taekwondo o altro, e comunque gli stai dando una passione, gli stai dando delle cose che lo togli dalle cose normali che fa tutte le altre persone, come ad esempio uscire per andare a bere, e cioè che lo mantieni in allenamento. Assolutamente. Cioè io per dire, ti faccio un esempio su di me, quando ho cominciato a combattere, ho fatto quelle 10 gare di Muay Thai, automaticamente per me le serate, cioè, erano sparite, perché il sabato, cioè io non potevo, per un po' l'ho fatto, per un po' per dire, cioè magari il venerdì sera, il sabato sera con gli amici mi capitava di fare le solite serate, il lunedì in palestra sudavo talmente tanto che lo fai una volta, due, tre, poi un po' dici, se non bevo e non fumo, pertanto ho lasciato anche le sigarette e tutto quanto, ma grazie agli sport. Assolutamente. Perché dopo comincia a dire, si sblocca qualcosa in te che dici, se faccio questa roba qua meno quella, sto molto meglio. Assolutamente. Sto molto meglio. E quindi questo è quello che sto cercando di portare avanti io con il canale, con tutto quanto, con questo progetto. Calcola che nell'esame per cintura nera tu hai 100 kendate, che sono le flessioni, 150 squat, 150 addominali e 150 lombari. Alla faccia di chi dice che nel karate, raga, non c'è il potenziamento da parte atletica. Vi assicuro che fare le flessioni in questo modo, che non l'ho mai fatta così. Prime due. Le prime due nocche, vi assicuro che è un dolore assurdo. Cioè sembra una cavola, ma è un dolore assurdo, soprattutto poi sul parquet. Sul combattimento cosa andiamo a lavorare? Oizuki, Jakutsuki, Gedan. Questa è la classica sequenza da Kyokushinkai, perciò. Perché prime due? Perché io devo entrare dentro il plesso solare. Madonna! Devo rompere. Una cosa importante nella mia scuola di pensiero, per complicato, riuscire a tenere gli addominali anche respirando. No, perché così io aspetto la respirazione e ti prendo dopo. Invece io devo arrivare a tenere... Sempre tirati. Proviamo. Kamae te hajime eich. Uno, vai. Troppo lontano. Okay. Se io ti prendo, con la parte morbida del piede. Ah, ok. Perciò il piede o questo osso, ok, che allora fa male, o la tibia. Palle sempre morbide. Chiuse le scapole e la protezione. Eich. Ok. E vai, hajime. Un po' più forte. Vai, vai, continua tu. Meno teso. Il distanziamento alle gambe è... 50 e 50. Okay. Dentro c'ho le spalle, il piede guarda dietro a 45 e l'altro frontale. Ok, quindi è più una frusta, diciamo. Più che una frusta, io te lo faccio un po' piano, però devo sfondare. Perciò Hajime, vai. No. Oh. Se il pugno te lo do così. Ok, non entra. Non entra. La nocca! La nocca. Ah! Noi dobbiamo fratturarle le cose. mi pare giusto. Io quando lo sento ti dico cosa non sento. Ok, quindi sciolto. Bam. Allora, quando... Ok. Sempre
le anche. Questa fa visualizzazione, ragazzi. Che mettete like, like per le botte che sto prendendo. Non devo fidarmi solo delle braccia, perché il braccio ha 10 di potenza. Se uso l'anca, quel 10 diventa 30. Se uso forte, 150. Nel momento in cui devo rompere una gamba, io non posso fermare la mia anca a questa gamba. Devo già uscire. Esco, però guarda. Sono troppo lontano, vedi, mi viene da andare perché indietro. Perché la nostra distanza è diversa, tu, esatto, sei abituato alla Muay Thai. Esatto. Che ha questo, pamba. Esatto. Noi invece lavoriamo da qua. Che è molto, è una distanza che cambia completamente totalmente tutto. Cioè mi ha cambiato, non riesco a tirare. Perché noi lavoriamo qua. Mi viene, esatto. Mi viene da prima spingere, no, per poi... Noi quando spingiamo, spingiamo proprio, okay, via. Ok. Perché me lo devo togliere dalla pressione. Certo. Poi ti faccio fare due esercizi di pressione. Okay. Facci me. Bello. Facci me, continua. Meno teso. Vai. Ok. Lì. Sam. C. Gedan. Forti. Se fai Muay Thai, forti. 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 Maestro, ma tu sei forte. Cioè, non sono io che... Questa la taglierò, la farò sembrare che ho inciampato. Tipo sul tatami. Quando tiro il Gedan, okay, devo sempre rendermi conto che io la devo rompere la gamba. Perciò se io il colpo lo fermo qua, anche che è molto forte, fa rumore, però non va a ledere le masse muscolari. Io invece, sempre con il concetto della punta delle anche, faccio piano, sono già qua, se voi vedete l'anca. Facciamo. Vai, vai, facciamo. Bene, già vedi come cambia l'impatto. Però ancora l'anca non ha superato. Bene. Per tornare sul discorso del Kyokushin, io ho visto qualche video e l'unica disciplina, non so se l'unica, nel karate, comunque che riprende sia la parte dei kata del karate, che per di più c'è anche la parte del contatto, come stavi dicendo prima, sì, proprio dei match. E quindi se vogliamo tipo dire due cosine, tanto i colpi, da quel che ho visto io e come lo stavi dicendo appunto anche te maestro prima, i colpi dei pugni sotto, quindi tutto sulla parte sotto, visto che dal petto più o meno da fino sotto al collo, dalle clavicole in giù con i pugni. Si può prendere anche il collo volendo. Qua. Ah, ok, clavicole fino, in fino giù sotto. Sì. Mentre invece i calci ho visto ovunque che si portano praticamente, sì, 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 che molte volte sono anche più pesanti i calci. Però se hanno una dire ritmica più diversa, perciò non è come un jab di un pugile che entra 100 volte. Entrare un calcio alto tra esperti, okay, è un attimino più difficile. Perfetto. Perciò non diventa così da tenere sempre una distanza particolare. La distanza di combattimento del Kyokushin Kai è molto ravvicinata, perciò non andiamo a lavorare sulla distanza. Sì, sì, ma lavoriamo proprio sulla pressione. Infatti magari poi quando faremo un po' di ragionamento sulla preparazione fisica, okay, ti faccio provare qualche allenamento da pressione. Okay. Il concetto però qual è? Stiamo parlando del combattimento, del regolamento Kyokushin, ed è una cosa. Il Kyokushin invece in generale è un mondo, è un, okay, mare, è un oceano. Ci sono qualunque tipo di colpo, va allenato qualunque colpo, partendo dalle testate, i colpi al volto, tutto, strangolamenti, proiezioni, perciò è una disciplina molto completa se dobbiamo applicarla a un ambito di difesa personale. Perciò dobbiamo avere tutte le armi possibili per poter combattere e rivaleggiare con qualunque altro tipo di artista marziale di livello. Per quello il Kyokushin Kai è una disciplina molto seria, va presa con molta serietà, però con un cuore grato e fiero, perché le prove saranno tante da affrontare. Certo. Colpo all'inserzione della clavicola. Okay. Uno, Shitazuki sotto, Gedan Barai, Gedan Mawashi, perciò Ich, Ni, Sam. Il combattimento sarà coi guantini? No, però, no, no, no. Nocche? Solo nocche. Gli over 35 lo fanno con i guantini e i ragazzi più giovani. Io ormai lo devo fare con i guantini. Voglio dire, ragazzi, però... se vi beccate una persona così, col condizionamento delle nocche che spacca le piastrelle ogni volta che fa le flessioni e le cambia praticamente, fa il pavimento ogni settimana, e vi trovate in un match, in un ipotetico match, a fare anche sparring, ah, si che sente. Mi arriva sta roba, queste due nocche di marmo, perché si sente, posso si dirlo, sente, maestro, cioè, se sento tipo le... Hai presente le mattonelle, i blocchi che mi arrivano? Bisogno, quello è l'imbatto del Kyokushin, deve essere quello. Cosa vado a fare se la cosa importante da capire? Rotazione, sono fuori di rotazione per poi tornare.
in modo che ho potenza sempre, non catena perdo cinetica. Mai, bravissimo, non perdo mai la catena cinetica. Perciò non mi quindi stabilizzo. Il sinistro va sul lato. In questo caso mi serve da spostamento, okay, perciò itch. Però non c'ho la, devo prima toccare ma qual è il... Tu tira dove ti capita ora. Uic. Qua? Subito sotto. Oh. Ni. Oh. No, esterno. Ah, esterno. Perciò. Quindi. Oh. Uic. Oh. Ni. Oh. Sam. Agime, continua, continua, continua. Oh. Vedi la pressione. Qua dico. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai. Meno teso. Ecco, magari una cosa di cui ero scettico io per tantissime discipline e magari, non so, il karate, quello tradizionale, certe discipline comunque non hanno una parte di allenamento proprio fisico. Quindi per te, io ho visto che tu comunque porti avanti tanti allenamenti anche sul fisico, anche curi molto quell'aspetto lì. Cioè, quanto è importante l'allenamento fisico sul proprio dentro questa disciplina? Dobbiamo tenere conto che è una disciplina che io molte volte reputo estrema. Perciò serve molta dedizione, molto spirito. Logicamente io non posso non avere una struttura adatta alla resa in un tipo di combattimento, una disciplina del genere. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che obbligatoriamente dovrò prepararmi anche fisicamente a reggere a queste prove. Non posso dare solo forza al mio spirito e non preparare i miei tendini, i miei muscoli, le mie ossa agli impatti, perché farei soltanto del male a me stesso. Invece l'evoluzione deve essere, secondo il concetto di Sosai, dall'interno verso l'esterno. Perciò ogni giorno dobbiamo cercare di superare i nostri limiti. Anche il limite fisico deve servire non come fine prova o come premio, deve essere soltanto uno scalino che io devo affrontare per continuare a salire. Una frase molto bella di Sosai è quella che dice che per scalare una montagna serve impegno dal primo passo fino all'ultimo, perché già l'ultimo passo, se non ti impegni, non sei arrivato alla cima. Una parte essenziale del karate Kyokushinkai è avere un corpo adatto al karate Kyokushinkai, e questo fa anche bene alla vita, perché è un ottimo allenamento. Esatto, anche perché uno ti mette in forma, viene a praticare una disciplina che intanto impari il rispetto verso la disciplina, verso il maestro, e per di più ti alleni. E come il saluto? A questa posizione che è Futodachi, io mi inchino, guardo sempre l'avversario, e torno in posizione. Perciò proprio è una questione di cortesia. Condizionamento per le tibie. Noi poi andiamo a fare anche quello, vediamo nel varie creazioni, bravissimo. Sì. Però io devo imparare anche a fare una cosa, pararli che da Maguash. Quando tu tiri Gedan, che è low kick, io devo uscire. Ho capito che non sono io il problema. Nel senso, ho già fatto condizionamento tibie in palestra, ma con persone che vanno le tibie e non gli impianti. E non gli impianti tipo di me. Oh, cioè, ho sentito, avete presente quando prendete tipo, non so, tipo un qualcosa e lo sbattete contro un muro? Neanche io cuscinca. Cioè, ho sentito proprio. Quelle sono le placchette, cioè le placchette. Dobbiamo sempre cercare l'impatto con la tibia, mai con i muscoli o il paratibiale. Perché? Perché se nel Kyokushin io mi rendo conto che lui si fa male alla tibia, intanto cercherò sempre di rompergli la tibia. Ma seconda cosa, cercherò di rompergli il paratibiale. Perciò devo avere le tibie preparate in modo che quando tiro un Gedan io sto fermo. Osso e osso, sempre. Piano piano poi diventano sempre più dure. Però devo cercare quelli in modo che poi quando combatto proprio è l'osso che para. Invece tanti vedo che fanno questo in alcuni video, vai. Laterale. In questo momento io faccio condizionamento, perciò lui mi sta aiutando. Lavora. Forte. Bravo, bravo. Vai. Vedi il discorso della pressione? Sì. Sempre che sotto. Dopo. Cambia anche gamba. Caricalo più con il tallone, così fa più male. Troppo teso. Con tallone? Porca. Non so i tasti. Devo imparare bene i tasti. Però questo ad esempio è un altro lavoro da condizionamento. Io prendo soltanto perché in un combattimento da Kyokushin non ci sono 10, 20, 100 colpi, ce ne 1000, 2000. Questo lo chiudo qua. Ah, ok, lo chiudi. Ok. Vai. Bene, meglio. Vai. Meno rigido sul piede perno. Vai. Non lo divido, ora lo dividi, va bene, poi piano piano lo togli questa divisione. Vai, vai, vai.
Dai. Questo ad esempio è un lavoro di condizionamento. Vai, vai, continua. Non so più cosa fare. Mi viene da cambiare guardia. Lo so, però io sono sempre sotto. Nel Kyokushinkai reale, tecnicamente invece c'è tutto. Ah, ok, quindi c'è tutto. Tu faccio nel momento in cui, ad esempio, tu arrivi qua, io bam, ti tiro una testata, questo è Kyokushinkai. Ed è una. Vale. Uno, apro, okay. Bam! È testata. È testata. Tipo il Letway, è così. Il Letway ha tantissimi campioni che vengono a Kyokushinkai. Ok. Logicamente questa parte di Kyokushinkai, ormai devo dire la verità, anche tanti dojo non la lavorano più. Okay. È sbagliato. Io ad esempio, ragazzi, se te la senti, piano piano faccio fare condizionamento per la testa. Pure? Piano, perché intanto non devi mai serrare i denti. Come se sorridi. Così questa è la forma giusta. E metti lì, bam, insomma, il collo lo vedi qui è sbagliato perché sorrigido, così ti arriva la pressione qua e devo tenerlo con questi qua, sempre guarda gli occhi e questo ti serve. Quanti bernoccoli ci avrò oggi. Questo però poi ti fa reggere tanto. A me è capitato di, magari in una rissa, mentre lavoravo, di ricevere una testata, mandavo a terra l'altro. io non vorrei mai provare una tua testata, maestro Luigi, perché a sto punto, dopo averlo provato, sperimentato in piccole dosi... Qualche delinquente l'ha provata e ancora c'è segnato. Cioè io a dire... Si scoppiano. Neanche c'hai se c'hai due segnetti. No, vabbè, quella è la pelle. Io, esatto, io sto cominciando a gonfiarmi, tipo... No, no. Tra un po' ci avrò un'altra fronte, tipo grandangolare. Non possiamo bere perché il ragazzo, in poche parole... Io voglio il bicchiere. Mi fa, vuole il bicchiere. Dalla bottiglia devi bere, ah, come maschi. Ho visto il bicchiere. Qua siamo nella palestra di arti marziali, disciplina, durezza. Devi berla da per terra. Ho paura di questo. Qualche tecnica strana delle due nocche qua, lontano. What? Ce l'hai... mi stanno picchiando due qua, No, è sportività. Io ho fatto il saluto prima di picchiarlo. Allora va bene. Maestro Luigi mi ha proposto di fare il saluto, io non sapevo per cosa. Per il combattimento, facciamo un piccolo kumite. Ok. Kudo Daji, saluto, Rei, Os. Os. Kumite Daji, quando viene dato Kamaite, Ajime. Ok. Comincio perciò, Ajime. Respira, a faccia. Vai, 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 bravo. Continua, continua. Io c'ho le gambe che non le sento più, cazzo. Porca troia. C'è il conteggio nel karate? No. Come funziona? Chiami Ippon. Sei proprio... Entro tre secondi non rimetti. Provo a tenere l'altra gamba. Solo pugni, solo pugni. Ma mi sa che non cambia niente. Perché anche quel... Questo è Kyokushinkai, è colpa della brioche. Maestro, grazie per le botte. Mano, il saluto sempre così, così. Ok. Caricate cose, maestro. Grazie, sempre maestro. Sempre cortesia, sempre educazione al Kyokushinkai. Mai rabbia, ho tutto rotto, sempre. Sorriso, educazione e cortesia. Anche dopo le botte. Sempre, sempre. Anzi, di più, proprio perché è bello. Perché questione di rispetto. Perché ti hanno rispettato a combattere forte con te. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ringrazio ancora il maestro Luigi, che mi ha fracassato di botte. E ci vediamo nel prossimo video in cui vi faccio vedere un po' di condizionamento. Sempre se sono ancora vivo dopo. E nel prossimo video,